Con Bricola, buongiorno, eccoci qui arrivati da Pozzoli. Buongiorno. Questo è il signore dei pannelli solari. Adesso volevano salire sul tetto sia Marco che lui per vedere un po' la situazione e decidere. Adesso vediamo, così vedendo il tetto si rendono conto di come sfruttare lo spazio al meglio. Fuori il metro. Grazie. Cos'è che dicevi dovevano tirar via, amore? Questo. Ah, il fungo lì? Il fungo non serve perché è dove c'era prima la, la stufatruma. Ah, ok, allora via. Si apre, quindi, qua. Questo è chiuso. No, lì non si apre, è chiuso, si apre solamente questo. Quindi voglio dire partissimo. No, e basta. Partissimo da qui. 104. 104, Vuoi mettere così, no? Sì, no. Poi 104. Ci sono andato al 170? Sì, sì. Cultura, che vuoto. Allora la vernice, sotto la vernice. È solo la vernice? Sì, sì, sì. Sotto c'è il silicone. Per cui, vabbè, forse vai fuori, no, ma non vai fuori. E c'è il tendalino qua, Vai filo di sì, a filo della tenda. Tenda devi svitare da dentro. Ok, no, diciamo che è meglio che la lasci, perché se ti vuoi il pannello così dopo rischi di beccare qualcosa, perché non volete tenere la tenda. E volevamo più che altro vedere per il peso. Dovremmo andare in peso e vedere di decidere. Ma la tenda quando ti fermi è utile. Lo so, è vero, però magari. Vabbè, avete già pesato adesso, no? No. E beh, togli tutto quello che conosci. Esatto. Sì. No, per quello ti chiedevo se dovessimo poi toglierla, se va a incidere sul. Il supporto li fate voi, quello lo metti e non lo fai appoggiare. Infatti. Però se togli la tenda, dopo il pannello ti avanza fuori, dopo metti i rami, insomma. Perché va fin qua, Orca. Fin qua, se è così va bene quella cosa lì. Guarda che va poi magari. Allora. Ma posso andare a montare? No, puoi andare. No, puoi andare. Posso andare a filo, certo. A filo, sì, no, 67 arrivi qua. Esatto. È importante che non sei fuori. Resto anche dentro, va. Sì, non si fa il profilo del mezzo. Quindi abbiamo detto, allora, oblò. Poi dietro cosa facciamo allora? La metti uno così. Da quanto? E 170. Quindi, il massimo. Se no per così devi mettere il 90. 170. Così non ti sta 170. Ok, quanto siamo così? Così non ti sta 170. 170, 170, sono 700, 510. Sì, quasi 700 va. No, 510, quasi 900 va. Quindi diciamo forse è una cosa da fare dopo, valutando che l'esperienza, ma sarà unita alle batterie. E o metterle a litio. In questo caso, se vuoi passare a poco peso, mettere del litio. Pozzo, è venuto in mente una cosa, scusami, se il pannello da 170 lo mettiamo per la lunga per così, scusami, anziché metterlo qua. Che non avanza fuori? Ma ti sta qua. Prova a vedere. Se non avanza fuori è meglio, che non va a incidere sulla tenda. Lo mettiamo lì? Sì. Bravo, amore. Si apre così. Così, no, l'altra parte, così. Così. Esatto. Vabbè, sì. Ci sta, no? Sì, sì. Basta. Va meglio così, vero amore? Così non va sulla tenda. Lo mettiamo lì. Se si vede a posto. In fondo a te non ti fa problema. Lo mettiamo qua. Ecco, abbiamo già risolto il problema della tenda. Se si vede da fuori non ti interessa. Quindi allora, però dopo questo qua lo metti di qua, così che almeno c'hai un passaggino appena appena per passare qua. Ah sì, il passaggio per salire per forza ci vuole. Poi secondo me ti converrebbe mettere una scala dopo. Sì, la scalettina. Mettiamo una scalettina. Sì, però devi sapere dove fissarla sempre. Devi andare a sapere dove hai gli steli di legno. Esatto. No, non c'ho quelli, c'ho gli steli di ferro. Sì, non devi beccarli. Ma ci sono anche quelle scalettine, quelle telescopiche? No, ma se vuoi attaccarla proprio al mezzo. Ah! Per attaccarla al mezzo devi sapere dove devi attaccarti. Sì, e vedremo. No, perché vivendoci dentro intanto devi dare un'occhiata. Ah no, ma esatto, nel caso porti anche la telescopica e basta. Messo te questo c'era già. Quale? Questo tutto il silicone. L'ho messo io. L'ho scavato tutto. Cos'è che hai preso il silicone? Sì, Caflex. L'ho scavato tutto fino qua. Stai insieme mira. Con la cola, insomma. Eh? Stai insieme con la cola. No, mica, è pieno di viti sotto. Sì, dai, uè. Si smonta, Pozzoli. Sai quanti bidoncini di silicone che ho fatto fuori qua? Aspetta. Penso un po'. 12. Un po'. Ma l'hai trovato bianco, sì. Qua c'è andato col silicone. Silicone nero. Ah, sì. Poi dalla CR Color di Merone, che noi ci troviamo benissimo da loro, perché sono veramente fantastici. Guarda, se ti devo considerare un colorificio, sono di veramente spettacolari, sono, ti consigliano, sono bravi. E mi hanno fatto una vernice bicomponente,
che è questa, che è gommosa, che è quella che utilizzerò a pitturare anche all'interno del campo. Isolante. Queste qua si erano già sotto? Queste qua erano già, c'erano già. Sono... Quindi alla fine 3 da 170 alla fine e sono... 1 da 375, quindi dobbiamo mettere due regolatori almeno. Uno per il 375 e uno per gli altri. Quindi dal 375 ci vuole un regolatore da 40 A? No, basta un 30. 30? Sì. Invece da 3 da 170? 510. 50. Ci va il... Siamo a 12 volt. Ecco. E segna lì sotto, amore, cosa ha detto i due? Allora. Che almeno ci abbiamo l'appunto. Quindi per il 375 ci va il regolatore. Sì, te li do io se vuoi. Sì, no, certo, mi dite il regolatore. 30 ampere. No, 510, allora aspetta, 390, 520, basta il 40 ampere. 30 ampere. Invece per il 170? 40 ampere, sì. 530, 260, 390, 520. Sì, ci sta giusto giusto il 40 ampere. Il montaggio lo fai termo? Sì, sì, faccio io. Sì. Allora mi devi dare i cavi. Vedi due che vai giù. Vado da qua. Sfruttare i frutti che hai già. Da qua, scendo da qua. Ora lo togli via del tutto. Ma quello lì... Lo vuoi tenere. Ma dà fastidio? In ogni caso devi coprirlo. Allora, lo lascerei come sfiato per il boiler e per il cinebasto. Questo qui invece cosa fai? Questo qua... Questo cos'è che è? E dove c'era dentro il frigorifero, lì là uscivano gli... E questo cos'è invece? Sempre il discorso della truma. Che non ti serve più? No. La togli tutto o lasci giù la maniera così? Devo verificarlo. Devo verificare. È un buco o è un naso? È un buco. Un buco qui, un buco là. Mm. C'è un bucone grande. Sì. Allora, alcuni, ho visto alcuni... C'è la ventolina. Alcuni camper, quelli costosi, che hanno fatto in paio, c'è proprio tutto un bucone grandissimo. E così è, sì. Che c'è proprio il frigo. Sì, sotto. Così è, uguale. Il 369, sì. Penso che facciamo la serie e va giù con due cavi. Quindi aspetta, allora 170 li mettiamo in serie. Sì. In serie. Sì, dopo guardo i dati, dovrebbe essere, okay. 20, dovrebbe essere 23, 69, e poi accetto sì in serie. È sempre meglio in serie, così meno cavi, meno cose. Fai tutti i maschi e femmina insieme, gli ultimi due maschi e femmina, va giù con due cavi. Quindi, avrei, quindi sono tre maschi e femmina. Andrai giù con quattro cavi, due, i due del 375 e i due dei 170 messi okay. Insieme, quindi giù con quattro cavi. Poi adesso vediamo sotto dove decidi di mettere sì, regolatori. I regolatori e basta. Ecco, ma ricordati il primo di farlo un po' aerodinamico, così che non ti vada l'aria sotto. I primi due qua davanti, sì. Gli faccio fare il cupolino a mio figlio davanti, eventualmente. Sì. Fai fare qualcosa in lamiera, anche in plastica, basta che l'aria non va sotto. Anche l'aria, rischia, anche le foglie. Poi spinge, le... sì, poi spinge. Sì. Mi è capitato un cliente che non ha fatto quello che ha volato via il pannello all'autostrada. Mizzica, no, ma scherzi. Ammazzani sempre. No, no, bravo, per me è quello. Non è tanto che ti vola via, che ammazzi qualcuno. No, bisogna fare i lavori di sicurezza. È solo quello davanti. Vabbè, ma anche se lo riempi di silicone, metti una plastica, un deflettore, l'importante è che l'aria non va sotto. È vero che non vai a 120, però allora quando ho sotto però spinge, certo, le va. Superfici sono grandi. Anche perché quando c'è sul vento... Le superfici sono grandi. Ti fa la vela, ti fa, eh. Allora adesso scendiamo. No, dietro qua no, perché tanto... Siamo arrivati da Pozzoli. Oggi giornata adesso... di ritiro pannelli, quindi adesso li carichiamo. Vi presentiamo sul Pozzoli adesso. Lo sapete andiamo. Anche voi chi è. Andiamo a vedere. Vamos. Eccoci qua, questi sono i nostri pannelli, mi sa. Adesso chiediamo a Pozzoli. Sì, prima questo. Si presenta giustamente. Buongiorno. Sì, sono Pozzoli Giulio e da circa 20 anni mi occupo di fotovoltaico. Faccio camper, bike, faccio impianti anche in Africa. Il mio lavoro non specifico è partire dalla necessità che ha il cliente di dimensionare l'impianto, fornire i pezzi, talvolta montarli e così insomma. Nel nostro caso? Nel vostro caso abbiamo visto le utenze che avete, e quello che volete poi inserire per viverci dentro, abbiamo valutato che ci va, rispetto anche allo spazio sul tetto, un pannello da 375 e tre pannelli da 170. Montiamo un monocristallino e tre. Sì, monocristallino e tre policristallini che... Alla fine dei conti tanti chiedono perché l'uno, perché quell'altro. In realtà il pannello è venduto per la sua potenza, per cui
se questo fosse mono o fosse poli cambia poco, potrebbe essere un 3,75 come un 3,60, però il nostro riferimento è la tabella che abbiamo dietro di rendimento, che è questa che serve a noi per sapere che potenza dare al nostro impianto, insomma. E poi oltre a quello metteremo due regolatori MPPT, uno da 30 A che va sul 375 e un altro da 40 A che va su questi tre pannelli. Il regolatore MPPT, lui si attacca alla batteria, quindi si attacca prima la batteria e poi si attacca il pannello e lui regola tutto la produzione dell'impianto. Diciamo che il pannello è bravissimo, è speciale, super, ma ignorante, nel senso che lui finché c'è sole produce. Se non c'è il cervello che lo gestisce, lui rischia di mandare troppa energia in batteria fino a bruciare. Quindi regola, diciamo? È il regolatore, sì. Infatti il cervello gli dice guarda, produce a sufficienza. Lui poi tra l'altro lo spreme al massimo perché trasforma sia il voltaggio che l'amperaggio. E niente, quindi caricherà le batterie. Quante batterie avete? Non mi ricordo più. Due batterie da 200 ampere. Per cui vi darà l'autonomia necessaria e sperata. Ovviamente il rendimento invernale da noi è abbastanza basso, invece il rendimento estivo è molto più alto. Tra l'altro trasferisci in Africa, ecco, così portiamo giù i pezzi per te. Ho fatto tanti impianti in Africa dove sotto questo aspetto c'è il vantaggio che noi più andiamo vicino all'equatore più abbiamo 12 ore di luce e 12 ore di buio. L'impianto che io calcolo oggi va bene per tutto l'anno. Da noi invece abbiamo un rendimento bassissimo in inverno e molto alto in estate, perché bisogna star dentro in queste cose. Poi l'utente che ha un impianto fotovoltaico deve sapere queste cose, no? Come vi dicevo, l'importante sarà per voi sfruttare al massimo i bisogni elettrici durante il sole, così che oltre a usare le batterie userete l'energia diretta, così potreste arrivare ad aver soddisfatto in parte i vostri bisogni la sera, avendo ancora energia in batteria. Se andate a fare solo la sera, spremete molto la batteria, potrebbe non darvi la sufficiente energia disponibile e soprattutto se la scaricate oltre un certo livello rischiate di rendere la vita della batteria piuttosto corta. Quindi doccia di giorno, cibo solo di giorno, di sera scaldiamo e basta, poi cosa facciamo? Beh, si cerca di fare però, esatto, a casa sarebbe comunque, il massimo. Adesso nella casa facciamo 3 minuti, facciamo bollire l'acqua, spegniamo e lasciamo dentro la pasta per 10 minuti. Tutti i trucchetti minuti. Che... Trucchetti sì. Che comunque è in campo e poi sì, so, sì. Serviranno. Anch'io ho l'impianto in casa da più di 15 anni, come facciamo così? Se dobbiamo fare la lavatrice o il forno, preferibilmente lo facciamo quando c'è sole, così si ha effettivamente un risparmio. Certo. Nel vostro caso, avendo un'isola, che è il camper un'isola, sarà molto l'esperienza diretta che farete voi, quindi valuterete voi e se va bene in quel modo, oppure farete delle modifiche al comportamento, insomma, ecco. Va bene, grazie Pozzoli, allora adesso ritiriamo tutto. Consigliatissimo e ci ha trattato molto bene, una persona molto umana. Niente, che dire, è a Lurago d'Erba, in provincia di Como, in piazzale Carlo Porta, numero 2. Vicino alla scuola elementare. Ecco, tutti i riferimenti ci sono. Il nostro camperozzo è riparcheggiato, adesso carichiamo tutti i pannelli e via, poi fine settimana e si via. Procede al montaggio. Adesso sentiamo ancora 2-3 dritte che ci dà Pozzoli, dopodiché ce ne andiamo. A dopo ragazzi! Ciao!